Tu vai al Monte Busca? È una specie di vulcano, ma senti lì, bellino. Ascolta, qui leucardo bestia, s'abbaia. Sono qui con la salvatrice, sono a fare questa griglia. Lo sai questa griglia dove va? Sui fuoco. Quindi, se tu vuoi un vulcano, se tu vuoi una lava, tu vieni qui da me, a voglia di lava. Vieni a darmi mano, andiamo. In questa puntata di Borghi Diversi vi portiamo in Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, nel comune di Tredozio, a visitare il vulcano del Monte Busca. Per andare sul Monte Busca ci siamo alzati prima dell'alba, ma abbiamo perso molto tempo perché non riuscivo a ritrovare la mia borraccia. Giuliano, l'hai trovata la mia borraccia? Sì, l'ho trovata! Altro tempo lo abbiamo perso perché Giuliano, prima di partire per il vulcano, è andato a comprare gli occhiali da sole. Brutti. Brutti. Fanno schifo. Fantastici. Finalmente siamo partiti. Per arrivare al Monte Busca, che comunque trovate su Google, ci sono varie strade. Noi abbiamo percorso il bellissimo Passo della Calla. Siamo anche passati vicino al noto paese di Papiano, famosissimo per una specialità culinaria, i tortelli di patate. Per saperne di più su questo piatto, abbiamo chiesto informazioni al nostro amico Alberto. Il tortello è come l'essere di Parmenide, immobile e immutabile nella sua perfezione in quanto tale. E soprattutto è e non può non essere. A chi non mangia i tortelli, Dio neghi anche il pane. È un peccato mortale confondere i tortelli con i ravioli. S'assomigliano, ma non sono uguali. Sono come l'amore e l'amicizia. E non puoi dire a un tortello: scusa, ma ti vedo solo come un raviolo. Per girare questa puntata avevo invitato anche il mio amico Lenny. Ma nell'estate più calda dal Cretaceo mi porti in un monte che pia fuoco? Almeno se me lo dicevi prima mi portavo du marshmallow e un bastoncino. Imbecille. Avevo invitato anche il mio amico Lorenzo, grande appassionato di montagna. Ma appassionato una. Il Monte Busca si trova in una zona ricca di arte e di cose da vedere. Per saperne di più ci siamo rivolti alla nota pittrice Sara Lovari. Vabbè, sicuramente ci sono, tanto lo potete trovare anche su Google. Comunque, il vulcano del Monte Busca che visiteremo in realtà non è proprio un vulcano. Noi, per saperne di più, abbiamo mandato la nostra amica Alice ad intervistare l'esperto Giuseppe Mazziotti. Sul Monte Busca c'è un bellissimo vulcano. Non è un vulcano, è una fontana ardente di metano, ecco. Vabbè, ma lo chiamano vulcano? Volgarmente chiamato vulcano, ma è una fuoriuscita di idrocarburi gassosi sprigionati dal terreno, ecco, o meglio. Però lo chiamano vulcano. Che ci crediate o no, il vulcano. Questa fontana ardente di metano attira ogni anno visitatori da tutta Italia. Turisti da tutta Italia possono venire qui al Monte Busca, da nord a sud, da nord a sud, da nord a sud, nord, Milano, è incredibile, sono stati qua, contento, sì, tutto più a sud, sono contento di stare qua, mi sono portato a più a sud, contento di stare qui, allora come cazzo pare, un po' più a sud, più a sud, più a sud, contento di stare in questo, più a sud, più a sud, più a sud, più a sud, e non mi viene. Finalmente accaldati arriviamo alla nostra meta e questa piccola montagna, alta poco più di 700 metri, con il suo vulcano attivo dal XVI secolo, vi giuro che vi lascerà a bocca aperta. Thank you.
Con questo per Borghi Diversi è tutto, spero che la puntata vi sia piaciuta, ma se non è stata di vostro gradimento potete rivolgervi all'ufficio reclami gestito dal nostro amico Ronny. Vai, vai a parlare con lui, vai. Ora è davvero tutto e voi non potete non visitare il Monte Busca. Matteo, vuoi dire qualcosa? L'episodio del vulcano credo che sia uno dei più suggestivi. No, meglio di no, che poi è troppo lunga. Ah, dimenticavo, tornate a casa soddisfatti ma stanchi e affamati, abbiamo preso una pizza per noi e per il nostro amico Giuliano, ma lui non è rimasto molto contento.